stare at you. Mornings find me homeless. Time has come to set sail. I can't hear what you're saying. Tribal locks and your prayers. Northern winds can wait. Now it's up to you. Let's call my beloved. Look back for some years. Find your way through our fight. Grab your backpack, your songs. Northern winds can't wait. I'll be sleeping on the shore of Lake New Day. You set your trap by the table's bitter, with the wrong dress and no makeup. You shine. Vedendo i turni per il locale, ho preferenze? No, un giorno quello all'altro. Che è un casino con questi turni. Il proprietario mi ha fatto mandare via qualcuno, dice che non c'è più soldi. L'avevo capito. Quindi? Mandate via pure me? No, perché lo gestisco io il locale, puoi stare pure tranquillo. Grazie. Volevo avvisarti però che quest'anno sarà un po' più dura. Meno personale, turni più faticosi. Vabbè, basta che a fine mese mi pagate. Io non pianto grane. Perché sei una cazzo di macchina. Un complimento? In un certo senso, le macchine vanno in automatico, senza intoppi. Anche le macchine si rompono. Quelle vecchie, quelle giovani e forti vanno che no a bellezza. Stamattina mi sono trovato un capello bianco. Non significa un cazzo, l'hai strappato via. Proprio perché non significa un cazzo, l'ho lasciato lì dov'era. Cos'è, dei pensieri sul tempo che passa? Che abbiamo tutti, credo. Sai che possiamo fare? Possiamo prenderci un locale nostro, io e te, senza rotture di palle. Hai vinto la lotteria? No, non ho vinto la lotteria, che c'entra? Allora chi ce li dà i soldi? I soldi poi vediamo, li cerchiamo, intanto però cominciamo a costruire qualcosa. È un obiettivo? No, non è mio. E qual è un obiettivo secondo te? Scrivere un romanzo. Però quando il tempo passa e tu nel frattempo non lo scrivi, allora è meglio pensare a qualcos'altro, no? Io sto bene così. Nicola, guarda che capita a tutti. Ti alzi una mattina e pensi a che cazzo farò per il resto della mia vita. Qual è la risposta? Aspettare delle risposte che non arriveranno mai e non fare niente per fare in modo che arrivino. Che stronzata. L'hai presa da un libro? No, è mia. La facevo dire ad un personaggio in un racconto che ho scritto, tempo fa. E che fine faceva questo personaggio? Nessuna fine. Niente di niente. Invecchiava, senza combinare un granché. I wanna live like everybody else. I wanna have all the questions myself.
Un sacco di posti diversi. Dimmi uno. Non li conosci, sono troppo per bene per te. Tu sei per bene? Stasera mi sa di no. Tutto bene? Sì, ho bevuto troppo. Non hai un bell'aspetto. Scotti. E tra un po' mi passerà. Dormi. Non ce l'hai un termometro? No, io non me la misuro la febbre. Come vuoi. Se hai bisogno, svegliami. Cazzo. Che succede? Niente, no. Un po' di sangue. Senti che ti si ferma? Che ne so. Ti capita spesso? No. Probabile sia la temperatura. Dovresti prendere qualcosa per abbassarla. Non ho niente in casa. Posso andare a prendere io qualcosa in farmacia? Ma non lascia stare, non devi ripartire. Ancora qua sei? Non essere maleducato. Scottavi e deliravi, non me la sono sentita di lasciarti solo. Sono un po' influenza. Stasera lavoro. Come vuoi. Questo dice che hai 38. Dammi retta, prenditi una di queste.
Grazie di tutto, mammina. Davvero. Però adesso se vuoi andare vai, eh. Ti vedo. Ma ce l'hai qualcuno da chiamare? Un amico? I tuoi? Non ho amici. E sono orfano. E per caso decise di trasferirti qui? Sì. Domani arriva il camion dei traslochi con tutta la mia roba dentro. Davvero sei orfano? Senti, io non mi ricordo neanche come ti chiamino. Sul serio, non mi fare essere stronzo, vai. Più di così? Puoi essere stronzo più di così? Ho freddo. Non ce l'hai un pigiama? I pigiami sono per i vecchi, dormo nudo. Tieni, prendi questi. Sono elastici, dovrebbero entrarti. Ti è presa veramente brutta, mi dispiace. Anche se sei una testa di cazzo, mi dispiace. Non posso prendere un'altra pasticca? Ne hai prese già tre oggi, non lo so se è il caso. L'infermiera sei tu. Io dico di no. Allora, io qui stanotte con questi pantaloncini del cazzo e tanti saluti. No, che non muori. Questo è il picco, domani ti svegli che stai bene. Così finalmente potrei togliere le tende? Esatto. E il mio nome non te lo ridico. Io il tuo farò finta di dimenticarmelo. Così potremo fare come se non ci fossimo mai conosciuti. Ehi, dico a te. Scusami, non ti ho seguito nell'ultimo passaggio. Troppo complicato. Dormi, va? Sta sfasciando tutto. Non c'è un autobus per la stazione? Io non li prendo gli autobus. Non li prendere. Ci vado da sola alla stazione. Guarda questo, ma chi ti ha chiesto niente? Non so molto di me, di quello che sono, di quello che vorrei essere, ma questa non è proprio una novità. Io a tratti qualcosa di me la sento, ma è successo di recente, come se in questo paese si crescesse con una grandissima lentezza. Questa città, non c'ero mai stata, ma ho scoperto che mi toglie le forze, come se nell'aria ci fosse un potentissimo tranquillante che mi stordisce, un anestetico, ecco. Conosco la sensazione. Comunque una storia da raccontare per un romanzo. Io ce l'avrei. Di cosa si tratta? Un uomo della mia età. 29, quasi 30 anni.
Scopre di dover morire di lì a 5 mesi, forse meno. Lo sapevo che eri depresso. Sì, forse, ma senti qua. L'uomo capisce che c'è solo una cosa che gli piacerebbe fare prima di morire. Ma non è proprio un piacere il suo, è più una necessità. In un teatro c'è un concerto di musica classica. C'è l'orchestra, il direttore e poi il primo violino che suona il suo strumento. È giovane? Sì, molto giovane. Ed è una donna. Anzi, una ragazza. Porta avanti il brano alla perfezione. Sia le parti accompagnate dall'orchestra che le parti da sola. Il pubblico è ipnotizzato. In preda alla febbre, tanto questa ragazza è brava. E che succede? Termina la sua parte, in cui ha suonato sola, senza orchestra, e guarda per un attimo il direttore d'orchestra. Ma non guarda solo lui, guarda anche se stessa, e me. E che cosa dice? Niente, non è un film, è un concerto. Ma nei suoi occhi c'è una forza che non so descrivere, e che ammiro. Tu quella forza non la usi. Non ce l'hai. Lo sai qual è il gusto più giusto per capire se una gelateria è buona oppure no? Pistacchio. Come fai a saperlo? Sono laureata in scienze del gelato. Tu pensi che le donne siano delle emerite imbecilli, tutte? Non ti interessa sentire il resto della storia? Se proprio devi deprimere pure me. L'uomo sta per morire, d'accordo? Ma prima ha questa necessità di cui ti parlavo. Dimmela questa necessità, dai. Sto letteralmente morendo dalla curiosità. La necessità consiste nel voler mettere al mondo un figlio. Nel voler diventare padre proprio prima di dover morire. Ma il problema è che non ha un amore, una fidanzata, una moglie. Un problema da niente, insomma. Già, ma lui non si perde d'animo. Decide di far visita a tutte le donne con le quali è stato in vita sua e che non vede da tempo. Ovviamente è un donnaiolo il protagonista della storia. Non avevo dubbi. Ed inizia a perseguire il suo scopo. Si mette in cerca di tutte le donne della sua vita per far loro un'unica domanda. Ciao, lo so che abbiamo avuto una storia molto tempo fa e non solo la storia in questione è durata 5 pidocchiosissimi giorni, ma per di più era assolutamente priva d'amore, di rispetto, di attenzione, di vere e proprie emozioni, insomma. Nonostante tutto questo, vorresti fare un figlio con me? Io sto per morire e mi sento uno straccio. Sì, più o meno. Tu accetteresti? Vedrai, mia madre ti piacerà. Alice sarà un po' dura, vivremo in un appartamento piccolo, senza spazi separati, ma... L'importante è che c'è l'amore, giusto? Non ti emozionare. Adesso scendo. Volevo solo essere sicuro che lo prendessi, questo benedetto treno. E io non volevo fare altro dall'inizio. E allora perché sei rimasta? Perché stavi male. E poi perché io non ho paura di voler bene agli altri. Che vuol dire? Lascia stare, va? E vai, che sennò ti devi buttare dal treno in corsa. Grazie di tutto. Prego per tutto. Eugenia.
Thank you.